Oh, che cos'è? Aspettate un attimo. Attenzione. Dopo mezz'ora. Ragazzi. Bella. Lei è quella gratis? No, ragazzi, però... Eccoci. Questo è un indizio bello grosso, ragazzi. Direi di sì. Caspita. Zamasu Goku Black Assist, questo se li stavano chiamando in tantissimi questi. Così. Carino. Chiudo il buff. Raga, io direi che è praticamente confermato. Queste sono extreme. Queste sono extreme. Sì, anche secondo me. Eccolo qui, confermato. È confermato. Sì, è Trunks, ragazzi. Tira fuori sta left. È confermato. Ecco qui. Ma... Ecco i capelli. Non essere l'F di te. Sì, certo che l'F è... Guarda che cazzo animazione infinita c'ha, bro. Certo che l'F. Mi sparo, sai, la sua ultimate normale. No. Eccoci qua, ragazzi. Beh, sì, raga, però non può essere principale, raga, sono... manca mezz'ora. Pure secondo me c'è il doppio tema. Eccolo, Legend Simden Trunks. Ma questa è una cover, 10-10 poi? Sì, 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 strike, sì, per forza. Questa è la verde? Questa è la verde. Bello comunque. Sì, belle le animazioni qua. Comunque ecco bello. Bel budget. Tutto nell'F, ragazzi. L'intero budget su Trunks. Oh, avete visto si è attivata... Ora la teneva disattiva prima, o sbaglio? Non sai che... la teneva disattiva Laura prima. Sì, ci avrà tipo un vanish unico. Non lo so. Il gauge unico. Mo si è disattivata. Ma solo a me va a scatti quello di Blazzy, il video. Un po' di FPS. No, anche a me. Un po' di FPS. Ah, ok. Di solito andava super fluido, boh. I won't lose to someone who believes in nothing but himself! Okay. Tanto dura. Dai. È infinita sta animazione. Ah, bellissimo che l'avversario sparisce. Lineage of Evil. Ma che Lineage? Luca. Garlic. The Fated Battle. Fated come Battle? Sì. Blasi, questa è la è Dragon Ball Super Broly, ragazzi, questo. Broly, questo è questo, qualcosa, ragazzi. Di Broly e Broly, questo. Broly, Broly Ultra. Verde di Broly. Eccolo. Broly Ultra. Questo sicuro. È Broly Ultra. Broly Ultra 100%, ragazzi. Ultra, Broly, come Ultra, ultra, ragazzi. Ultra, ragazzi. Broly Ultra pullabile. Perché Ultra? Broly e Cilai. Ok. Eccoci. No, non è Ultra. Invece. Ragazzi. Bello. Quanto drip. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Scondato. Sì, però è riciclato. Ma no, e se fosse Gogeta Evo, eccolo. Non lo so chiamato, cazzo. No, però io non... quanto predict. Io non dicevo Gogeta, cioè dicevo la Legends Limited. Ah, ok. Se no, ma che vuol dire? Ora si trasforma, sono, ragazzi, i personaggi che sono vecchi. Abbiamo, insomma. No, sta animazione. Vabbè, questo no, raga, okay. Questo non... Ah, no, quello vecchio. Ah, no, sono vecchi, sono vecchi. Quelle vecchie, ragazzi. Quelli vecchi. Sì, ma questo... Ma allora un altro... Non lo so, sto zitto. Broly e Frieza all'inizio erano nuovi. Cioè, sì, per me allora riciclato. È Gogeta Super Saiyan che diventa blu e l'F. Quello stavo dicendo. Però non mi fa vedere l'F di prima. Dai, ecco Broly Ultra, su. Gogeta Ultra. Vegeta e Goku! Vegeta e Goku che si fondono! Vegeta e Goku che si fondono! No. Ma di Vegeta che cosa si fondono? Stiamo parlando, raga? No. Ma chi caspita pulla su Trunks? Io ve l'avevo detto che prima o poi c'era il personaggio scambiabile. Ma ragazzi, guardate il modello di Goku, quanto è bello. Oddio, buoni. Oddio. Aspetta, ma siamo sicuri che si fondono questi? Ma raga, ma è stupendo. Ma si scambiano. No, si può scambiare. Li puoi scambiare. Ma chi pulla per Trunks? No, pensavo si fondessero. Ah, è vero. Però no, sono belli, belli, bellissimi. Sono belli, assolutamente. Mamma mia, sono bellissimi, ragazzi. Mamma mia. Sono legendary finish.
Legendary Finish no, tutta la vita, no. Sta qua. Sì, sì, certo, certo. Ragazzi, per me Trunks non esiste. Eccolo, raga. Bellissimi. Spettacolari, raga, sti due. Caspita. Guardate che sono belli. Non può essere finito. Hai visto? Sì, è Vegito. Come on, give me your yogurt, Vegito. Vegito. Adesso mi diverto io. Top 1, eccolo qua. Ragazzi, questo qui sarà Meta Breaker. Zenkai Game Breaker. Sì, è arrivato. Ragazzi, così. Pam. Ma che febbra, guarda, Moon. Ma come no? The Legends Limited Super Vegito. Bomba. Abbiamo lo Unique Gauge che si carica quando viene colpito. Scusami, quando colpisce. Quando colpiamo con varie carte. Sì. Una volta carico, riduciamo il avversario, recuperiamo gli HP, aumentiamo il danno inflitto, aumentiamo il danno da ultimate, aumentiamo il card drop speed di un livello e il 3, 4 e 5 non sono cancellabili, quindi... Posso dire già una cosa? Ottima questa cosa che si carica il Gojo soltanto attaccando. Cioè non come Cell. Sì. È vero. Ottimo. È un attimo scomodo Cell, ma sono steroidi. Sì. Mm. Dopodiché, special cover change sulle strike, combabile con special move, applica i seguenti effetti a se stesso quando ci sono due o più Vegeta Clan o Tag Future in battaglia noi, oltre a lui. Non hai più di godo. Esatto, quindi sì, va messo nel futuro, nel Vegeta Clan, Goduria. Poi dice due o di più, quindi... Ah, l'Endurance se lo attiva unicamente così. No, aspettate un attimo. Aspettate un attimo, fatemi ricapire. Allora, applica i seguenti effetti a se stesso. Quando solo sono se due... sei nel Vegeta Clan o nel Future. Deve avere due, quindi non basta solo Mirai da solo. No, cioè devi stare praticamente col team tutto... Vegeta Clan o Future. Sì. Cioè beh, applica... cioè questi due effetti si applicano solo se tu hai Vegeta Clan... O sì. Future. Hai due, sì, sì. Cioè, sì, Restore... quindi l'Endurance, cazzo. Ah, è come non se rompe... Cioè, non ho capito. Seconda cosa, si attiva automaticamente tutto lo Unique Gauge. Non ho capito. Questo qui, in Hybrid, magari con i Gohan, questo non ha Endurance. Esatto, non ha Endurance. Non so che esatto. Stranissima questa cosa. Esatto, no, questi li vedo parecchio scomodi io. Blocchiamo fanno 14. Tutte le main quando entriamo in battaglia per 10 count per due volte, recuperiamo gli HP degli alleati, aumentiamo lo strike damage inflitto quando switchiamo in standby, quindi potenzialmente anche mezzo support più recupero bello. HP raga, molto bello, bene bello. Lo speed card a livello 2, aumentiamo il card speed di 2 per 15 count e riduciamo il chi avversario quando entriamo in cover change. Carini, raga, questi. Interessanti. Special. Allora, la carta verde, recuperiamo il key. Tutti gli avversari si pigliano più danni ricevuti per 20 count. Aumentiamo i danni inflitti a Saiyan e Hybrid, non cancellabile, che si attiva per due volte. Vuol dire che sto qua si baffa solo contro Saiyan e Hybrid. Sì, sì, sì. E riduciamo il Vanish avversario a 0 per una volta. Raga, una verde signorile, per così dire. Molto bellini questi. E inoltre, special move, riduciamo le sfere del drago di uno dell'avversario quando colpiamo. Questi sono carini proprio. Allora, tu sei a favore da normale, da non switchato, in teoria su verde. Mentre, cioè, sei a favore su verde e a sfavore su giallo. Giallo, mentre se poi switchi sei a favore su giallo e a sfavore giallo su verde. È verde, quindi cioè, sei veramente, ti abitua, perché è strano. Sì, è veramente strano. Sì. Applichiamo i seguenti effetti quando utilizziamo una strike o una blast: infliggiamo a tutti gli avversari un attribute downgrade di un più danno ricevuto per 20 count a tutti, riduciamo lo special move art cost, si attiva 5 volte, non cancellabile, non si sa di quanto, ma probabilmente magari un meno 5 che va sicuro. Un meno 25 molto probabile, e recuperiamo HP con le strike e le blast. Ah, così, buono. Ok. È regeneration questo.
Quando utilizziamo un pers... Ah no, quando abbiamo un anti-revival, di conseguenza ci aumentiamo le sfere del drago di 2 e riduciamo le sfere avversarie di 2 se buttiamo a 0 HP un personaggio con revive. Sì. Minchia, ma non ci avevo fatto caso prima. Combabile con special move. Applichiamo i seguenti effetti quando utilizziamo Strike o Blast. Recuperiamo il ki, aumentiamo il ki recovery per 5. È completamente diverso. Recuperiamo HP. Ok. Questa è uguale, la revive, ok. Ci pesca... Ok, special arts, carta verde, quindi questa è cambiata. Qui riduce la enemy... Riduciamo l'health restoration avversario per 30 count, recuperiamo il key, aumentiamo il blast damage inflitto non cancellabile e annulliamo i cover change speciali avversari. Minchia, sta cosa è... Raga, ma avete presente che per affrontare sto personaggio tipo devi studiare un'oretta tipo il kit? Ma pure per usarlo, così, quando è così fa così. Sono due kit diversi proprio. Wow. Annulliamo gli special cover change. Dopodiché, carta blu. Abbiamo sempre l'anti-endurance uguale. Switch ability, switchiamo su Goku, reversiamo l'element, recuperiamo gli HP, il ki, aumentiamo il card draw speed, aumentiamo questa il uguale, speed. Stessa cosa, quindi mi sa che allo bomba. Switch, vabbè, sempre quelle. Che bomba, minchia. Cazzo, raga. Raga, questo è il personaggio più particolare del gioco al momento. Tocca vedere quanto è veloce la meccanica di Switch, perché se è veloce lo sbroccavi. Sì. Poi dipende dalle percentuali e tutto, però se la meccanica in sé è veloce è sbruccata. Ok. Allora, mo guardate qui la barra. Qui ha usato la Blast. Questa è la Blast. Esatto. Mi pare. Sì. Poi, questa è la botta che si piglia da Broly. Sono due carte. Va a metà, praticamente. Bam. Mega rapido, sì. Terza carta. Va a tre quarti. E un'altra carta o un altro attacco è fatta. È un quarto, ecco qua. Eccolo. Sono praticamente quattro. Dovrebbero essere un quarto. Allora, quattro quarti, ok. Ma un quarto che si riempie ad ogni carta usata. Quindi, ragazzi, perdonatemi. Una full combo con questi qua. Quattro carte che lanciate. Voi avete già praticamente lo switch attivo.